Gli strumenti di selezione ci servono per isolare una porzione di immagine per poi andarla ad elaborare in qualche maniera con gli altri strumenti di Photoshop, quindi magari applicare una correzione di colore, oppure sfocarla, oppure applicare altri filtri, insomma, per creare delle fotocomposizioni molto particolari. Però prima di vedere questo, volevo mostrarvi che differenza c'è tra l'utilizzo delle selezioni e l'utilizzo delle maschere. Diciamo che la buona notizia è che il più delle volte, per non dire sempre, maschere e selezioni, o selezioni e maschere se preferite, visto che stiamo parlando di selezioni, vengono utilizzati in modo combinato. Che cosa vuol dire questo? Lo vediamo subito con un esempio. Supponiamo di voler isolare la ragazza che vediamo in questa immagine dal fondo della stanza, per cui ora vado a fare una selezione con il lazzo a mano libera, la faccio appositamente errata, quindi una selezione molto imprecisa, proprio per mostrarvi quali sono le potenzialità della selezione abbinata alle maschere. Se io adesso volessi prendere questa porzione d'immagine, vado a selezionare, come avete visto, lo strumento di movimento, clicco e trascino, non vi preoccupate se vedete il bianco là sotto, non succede assolutamente nulla. Sposto questa porzione di immagine all'interno di un nuovo documento, Command T per ingrandirlo, vado a scalarla leggermente così possiamo anche vederla meglio. Se dovessi rimuovere delle aree di questa immagine, nessun problema, perché andrei a utilizzare la gomma e quindi con la gomma attiva vado a rimuovere tutte le aree che mi servono. Se volessi cambiare la punta da bordo netto a bordo sfocato, a bordo morbido, insomma, posso farlo, ma in questo caso non posso andare a recuperare le porzioni di immagine che mancano perché sono state tagliate direttamente dall'immagine stessa. Quindi cosa dovrei fare? Buttiamo questo livello e vediamo come possiamo agire con un metodo alternativo. Se anziché spostare la selezione così com'è, andassi ad applicare una maschera a questo livello, cosa potrebbe succedere? Innanzitutto devo andare a sbloccare il livello con un doppio clic sul nome del livello per cambiarlo da sfondo a livello 0. Premo OK e vedete che è scomparso anche il simbolo del lucchetto, e questo significa che il livello non è più bloccato. A questo punto posso andare ad applicare una maschera, ottengo lo stesso risultato di prima. Però vedete che nella maschera al bianco corrisponde la ragazza, al nero corrisponde tutta l'area mancante, quindi dove ci sono tutti questi quadratini, questa scacchiera. Ora, sempre con lo strumento di movimento, prendo il livello, lo trascino sul nuovo documento e se voglio naturalmente lo posso ingrandire. Premo invio ed ora, se volessi rimuovere, le parti in eccedenza, posso comunque farlo non più con la gomma, ma mi conviene farlo con, lo strumento pennello. Sto bene attento che il, colore del pennello, il colore di primo piano del pennello sia il nero e, vado a lavorare questa volta non più sul livello, ma sulla maschera. Vedete il simbolo che, compare intorno all'iconcina della maschera. Ci sono, queste righettine, una sorta di evidenziazione del fatto che non sto lavorando sull'immagine vera e propria, ma sulla sua maschera. Per cui ho il, pennello selezionato, vado a diminuirne la punta e se è nero posso andare a rimuovere, le parti che, non mi servono. Invece, per svelare le parti che ci sono, perché, in realtà noi abbiamo tutta l'immagine all'interno della composizione, vado a cambiare il colore di primo piano e posso andare colorando di bianco sempre all'interno della maschera. Quindi notate bene che c'è questo riquadro intorno alla maschera, posso andare a recuperare i miei dati. Questo perché? Semplicemente, come vi dicevo, perché non ho cancellato nulla dall'immagine che
ho selezionato, ma semplicemente l'ho nascosta. Se infatti premo Shift e clicco sulla maschera, io vado a recuperare tutti i dati presenti all'interno della mia immagine. Se riclicco nuovamente sulla maschera senza tenere premuto niente da tastiera, vedete che ricompare la maschera e quindi c'è questa azione di copertura dell'immagine che non mi serve. Facciamo un altro esempio, spengo per un attimo il livello 1 e supponiamo di voler isolare il cielo questa volta sul livello dello sfondo, quindi cambio strumento, utilizzo lo strumento di selezione rapida e vado a fare una selezione veramente veloce all'interno dell'area dell'immagine occupata dal cielo. Se voglio rimuovere parte delle montagne posso farlo tenendo premuto il tasto Alt da tastiera, questo sia su PC che su Mac, quindi più tempo dedico alla selezione ovviamente più questa selezione verrà precisa. Noi ora non perdiamo tempo in questo senso, ma in realtà ci vuole molto poco. Vedete che ho una selezione abbastanza precisa di quello che è la mia immagine, mi può andare bene. Supponiamo di voler cambiare il colore del cielo all'interno dell'immagine, allora è sufficiente con la selezione attiva, quindi la riconoscete perché c'è questa tratteggiatura che mi rappresenta la selezione. Vado su un livello di regolazione, supponiamo questa volta di voler utilizzare la tonalità saturazione, clicco sulla tonalità saturazione, vedete che compare all'interno del pannello dei livelli un nuovo livello di tonalità saturazione con una caratteristica particolare, cioè una maschera all'interno della quale notiamo una divisione tra bianco e nero. Al bianco corrisponde il cielo, al nero corrisponde invece tutta l'altra parte di immagine, quindi le montagne con il lago e gli alberi e tutto il resto, insomma. Ora, se volessi andare a modificare il colore del cielo, lo posso fare tranquillamente e lo faccio in maniera assolutamente selettiva senza intaccare il resto dell'immagine. Ma questo è solo un esempio, è solo l'inizio di quello che possiamo fare con le selezioni abbinate alle maschere. Adesso inizierà il corso vero e proprio, partendo da zero e quindi vedendo quali sono gli strumenti di selezione principali, quali sono le loro caratteristiche, le loro opzioni, per poi proseguire con gli strumenti di selezione più avanzati, e vi assicuro che ne vedrete delle belle.